nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Una settimana di assenza, ma vi ho lasciato in buona compagnia con Alberico Di Cecco. Abbiamo limitato i danni. No, mi hanno detto invece che è stata una bellissima puntata. Alberico, mi aspettavo la tua presenza a Guardia Grele, invece non ci siamo stati nessuno dei due. Ebbene sì, purtroppo siamo stati tutti e due in trasferta. Tu che sei nativo di Guardia Grele, tu non sei perdonato. Non sono perdonato, però diciamo l'impulso che ho dato è stato sufficiente, non se la sono presa. Un grande successo anche quest'anno. Anche quest'anno un grande successo, anche quest'anno devo dire tutto lo staff. Sbaragliata la concorrenza. Diciamo di sì, perché veramente è continuata l'onda di crescita. 400 e più classificati, se non sbaglio. Circa 400 solo alla competitiva, poi c'era come sempre un bel lotto di partenti alla non competitiva e oltre un centinaio di bambini che poi danno veramente la nota di colore a tutta la manifestazione. Bene, tu invece te ne sei andato al mare, sul Tirreno. Purtroppo sono dovuto andare fino a Marina di Camerota, tra l'altro una gran bella gara. Ci seguono anche loro sul web, ma c'era la famosa, diciamo, famosa Corsa del Mito che ha visto, diciamo, una serie di eventi con una gara di 15 km nella quale mi sono anche divertito a correre. Poi speriamo, siccome abbiamo un ospite che ha partecipato anche alla Sivori di Banzi con un ottimo risultato. E ce l'abbiamo oggi stesso. Ce l'abbiamo qui, speriamo che non ci seguano anche a Banzi, se no saranno dolori per te. Andiamo a presentare gli ospiti, torna con noi ormai esperto Gianluca, bentornato, sì. Lufra. Ciao, sì. A Guardia Grele io c'ero, poi no, io c'ero. Finalmente qualcuno di noi c'era. Abbiamo cercato di mantenere il tutto. Sì. E con ancora altre novità, se non sbaglio. Stiamo lavorando io e Alberico sulle classifiche, stiamo andando avanti, stiamo quindi facendo il nostro meglio per poterle dare a tutti. Ne parleremo tra poco. Andiamo a presentare i due amici che vengono ad Atletica Pineto, perché a Pineto nascerà una nuova gara, la Corsa del Solstizio. Andiamo con Marco Assogna. Buonasera, ben arrivato Marco. Buonasera a voi tutti, salve, un piacere essere qui con voi. Accanto a te Berardo Medori, compagno sempre della stessa società. Buonasera e ben arrivati. Grazie. E soprattutto Alberico, che è proprio ancora fresco di doccia è andato a vedere il percorso e ne è entusiasta, se ne parla bene lui. Abbiamo qualche idea superiore alle aspettative, diciamo. Già siamo a metà dell'opera. Antonio Mario Fiadone, buonasera. Buonasera, è lui che reduce da Banzi non Banzi. A edizione signore di Banzi, come ho detto, non me ne volete se sono campanilista, ma la colpa non è mia. Sì, nei primi posti arrivano tutti abruzzesi, sì, io, Maurizio ha vinto, Maurizio Di Paolo e poi Fabrizio Samuele si è comportato benissimo, quarto. E poi nella classifica femminile anche, quinto posto. Sì, nella il quinto posto, sì, assoluto. Lo speaker abruzzese, pertanto. Che è stato eccezionale, davvero. Tu lo conosci? Così. Parlare male ultimamente. Mi ho sentito parlare. Alberico, andiamo con il nostro Lufrano. Con Gianluca, perché oggi vorremmo proprio toccare con mano quella che è la novità più importante. Ne abbiamo già accennato settimane fa, l'abbiamo messa a punto. Tu, ti ringrazio di avermi
coinvolto in questa attività, però effettivamente il vero ingegnere, caro capitano, è proprio lui, e quindi sarai tu a spiegarci un attimino di che cosa si tratta. Come abbiamo detto anche nelle altre puntate in cui ho partecipato, quest'anno per le classifiche abbiamo fatto qualcosa in più, almeno stiamo cercando di fare un qualcosa di diverso che può aiutare un po' tutti noi che corriamo, ma anche non solo noi che corriamo, anche le società, a poter controllare, vedere, gestire meglio un po' quelle che sono le classifiche della WISP. Gianluca, chiariamo che le classifiche, cioè questo programma è già online, perché alcune persone, io credo, non siano andate fino in fondo, ed è per questo che oggi lo andremo a sviscerare, perché mi chiedono come faccio ad arrivare alla mia posizione. Allora, innanzitutto questo programma è già disponibile nella versione che abbiamo messo online la settimana scorsa. E qual è l'obiettivo un po' di questo programma? Innanzitutto è scaricabile liberamente dal sito, e l'abbiamo visto l'altra volta. Ripetiamolo, perché dal sito Atletica WISP Abruzzo dobbiamo andare al link delle classifiche, e c'è il programma che è in formato zip, quindi è compresso, e va scaricato sul computer, sul PC, quindi si vede senza essere connessi a internet, in maniera tale che uno con calma, senza fretta, se lo vede quando vuole, eccetera, eccetera. Una volta non deve essere installato. Abbiamo scaricato, abbiamo questa videata che Maurizio alla regia. Il programma non deve essere installato, quindi non ha bisogno di caricare quant'altro, semplicemente di essere collocato sul PC. Questa schermata che vediamo, ci rendiamo conto che il programma è diviso in due liste. Subito abbiamo a sinistra la lista che sono le gare del nostro circuito, quindi il calendario sostanzialmente. La parte opposta di Tapascioni. Cioè, cliccando su una singola gara vediamo subito la classifica della gara stessa. Quindi è già questo è un primo strumento, perché non dobbiamo scaricare tutte le classifiche, ma le abbiamo a portata quindi di mano direttamente. Abbiamo anche tutte le classifiche, effettivamente ci sono le classifiche di tutte le gare, ma non finisce qui. Nelle classifiche quindi ci sono i tempi, i risultati e quant'altro, però il programma, oltre a fare questo, è studiato per gli atleti. Certo. Sostanzialmente, se io voglio vedere a dove ho partecipato, quale gare, quali risultati, vedendo le classifiche mi perdo, quindi qui è possibile entrare nel dettaglio, scrivendo il mio nome, per esempio, ecco, Lufrano, vengono fuori la famiglia Lufrano, diciamo io e i ragazzi, e cliccando sul mio nome, quelle sono le gare a cui io ho partecipato. Perfetto. E quindi scorrendo, possiamo vedere all'inizio, vicino al nome della gara, ci sono i chilometri, quindi i famosi chilometri WISP di cui abbiamo parlato l'altra volta. I chilometri WISP. È venuto da ridere quando ha detto la famiglia Lufrano, perché lo prendo in giro, gli dico la famiglia Spadaccini. Come vedi, ci sono subito i chilometri che l'abbiamo detto l'altra volta, e lì in basso possiamo vedere subito il totale dei chilometri che io ho fatto con le gare WISP. Perfetto. Poi ci sono anche i punti della classifica generale, e anche lì mi fa il totale in basso. Poi scorrendo in fondo ci sono i miei risultati, poi e la classifica, i punti di categoria che io ho preso, perché li ho presi, quindi come sono arrivato mi dà. Quindi noi abbiamo sia la posizione di classifica generale sia quella di categoria, sia i chilometri ma anche i miei tempi. Quindi chilometri, se scorriamo in fondo... Ci mancava Alberico. Qui come vedi ci sono i risultati, quindi quanto tempo ci ho messo a fare ogni singola gara, a che velocità ho viaggiato. Bene. Qualche punto manca ancora, magari poi lo aggiorno. Sì. Una bella chicca nel mondo. Però, la cosa bella... La cosa bella è che qui puoi vedere il grafico del tuo andamento, dice il grafico, ecco. Eccolo. Chiaramente dove è zero, perché io non ho partecipato alla competitiva, ho fatto solo una non competitiva, quindi da zero. Però mi dà andamento dei miei tempi, qui sono sempre in alto. E io credo che il più bello, è alto e più è alto, più vai piano. Più vai basso. Me ne sono accorto. Di sera non hai fatto niente. Se non c'era bisogno. Qui se l'è fatto, diciamo, a sua immagine. Possiamo vedere quello di Alberico. Esce fuori lo schermo. Esce fuori che sempre va sempre a tre. Il bello che comunque man mano che si andrà avanti avremo praticamente la situazione annuale di ogni atleta, in realtà. Sì, l'obiettivo. Io immagino quello che sarà il mese di ottobre. La speranza è quella di poter riuscire proprio a fare il programma completo per poter vedere a tutte le gare a cui ho partecipato. Questo cosa serve? In realtà serve un po' per divertirsi, perché chiaramente ci vogliamo divertire, questo è il nostro obiettivo principale.
Poi serve per controllare i punti, perché noi facciamo le classifiche, le pubblichiamo sul sito, però non è detto che siano perfette, ci sono sicuramente degli errori e io anzi sto vedendo che molti interagiscono, mi chiamano, mi dicono ma perché qua, perché là, magari c'è qualche piccolo errore. Con questo strumento è possibile. Io non ce la facevo, Gianluca così è loquace. Nemmeno. Proprio... Ma è anche concreto, devo dire. Concreto, sul qualcuno direbbe, se andasse forte come parla. Ma qualcuno l'ha già detto e ha anche tirato un sospiro di sollievo perché... Gianluca, torneremo con te tra poco. Bravo Gianluca, complimenti. A proposito di Gianluca, ricordiamo che tua moglie domenica scorsa, sabato, a Guardia Grelese è ben comportata, è arrivata seconda dietro a Simona. Sì, io lo dico sempre, sono 20 anni che li corro dietro, ma non riesci mai a passargli davanti. Come mi è successo a me una volta, quando ero ragazzo andavo dietro una ragazza, dopo un po' ho vinto le emozioni, gli ho detto senti, da 2 anni che ti vengo dietro, ma ti prego, si accomoda, passa avanti. In terza posizione Francesca Gianmichele, che è una bella realtà dell'Atletica Vasto, quarta posizione per Sara Di Prinzio da Runners Ripa e quinta posizione per Valentina D'Urbano, compagna di squadra della prima e della seconda. Il settore maschile torna alla vittoria. Torna alla grande. Tommaso Giovanangelo, secondo posto per Alessio Bisogno e il terzo posto per il giovanissimo Marco Torrieri, del tutte e due al passo logico il secondo e terzo, mentre il primo gareggia proprio per la sorgente di Fara San Martino. A proposito, ma a Fara San Martino è stata stabilita la data della gara? È stata stabilita ed è il giorno 19 di agosto, alla fine non si è riusciti. È sabato mattina. Sabato mattina, 19 di agosto, si correrà la gara a Fara. Mangeremo la pasta. Ovviamente il pasta party si sposta a pranzo, quindi sarà un pasta pranzo party. E poi andremo tutti quanti ad Atri. Ad Atri, ovviamente. Ma passando prima, Marco, vero? Marco, passando per Pineto. Il 21 giugno abbiamo come prima volta l'appuntamento a Pineto, come abbiamo prima accennato. La data migliore in assoluto avete scelto. Il giorno più lungo dell'anno. Esatto. Speriamo che... tutto vada per il meglio, abbiamo degli ottimi supporter al momento che ci danno ben pensare per l'esito positivo. Ecco, vediamo la locandina. La locandina preparata dal mio amico di corsa, Berardo Medori, ha presentato questa... Il percorso, manco a dirlo, è completamente piatto, poi si sfiora la Pineta dove tutti quanti noi perlomeno abbiamo fatto provare, testare al campione, è rimasto entusiasta. Bellissimo. Ma poi Berardo, credo che la cosa più importante per una prima iniziativa, per una prima manifestazione, sia l'entusiasmo. La prima volta, certo, a Pineto, cioè nel comune di Pineto, vale a dire a Scerne se ne fanno già due, però proprio a Pineto no. Quindi questa è la prima volta. La prima volta in questo secolo. Attenzione, prima volta in questo secolo, perché Pineto di gare podistiche. Sì, in passato probabilmente. Io questa mattina, quel percorso che ho visto sulla carta, e mi siete testimoni, ho già detto, è stata un'ottima idea pubblicarlo ed è stata un'ottima idea anche far vedere i punti dove si passano, l'ho fatto di corsa. Certo. E ho lanciato una provocazione, caro capitano. Il percorso è velocissimo, ci sono pochissimi cambi di ritmo, fondamentalmente è un'altimetria piatta, voi avete visto delle salite, io non le ho viste perché parliamo dei sottopassaggio. Il Gran Premio della Montagna che è una provocazione dirlo. Un metro e settanta di sinistra. Praticamente cercheremo di creare le equilibrature giuste sul percorso per renderlo perfettamente di chilometri 10. Qua non escluderei un intervento di Angelo Gravina, e assegnare a Pineto il campionato regionale dei 10 km su strada. Il dialetto abruzzese Angelo Gravina chiamato Luchiova, per dire che vi darà la conferma che saranno 10 km, se si è scritto 10 km, 10 km saranno. E sarebbe veramente bella, e tra l'altro riconosciamo il merito ad un'organizzazione che vedo molto spigliata e molto partecipata. Ma poi un posto, Alberico, chiunque corre almeno una volta si è allenato in quei posti, dove c'è di tutto e di più, e credo che sia il massimo per uno che pratica il nostro sport. Sì, è il massimo, anche perché oggi poi abbiamo concluso a Villa Arlini, e quindi tutto dire. Nonché nostro sponsor, come dicevo, dei supporter importanti abbiamo, quindi ecco, lui in primis mette la sua faccia e ci dà spazio a 360 gradi per poter dare... La provincia teramana, sotto l'aspetto di
di essere presenti in ogni punto, credo che sia la provincia più prolifica. Sì. Non c'è un comune lungo la costa dove non c'è almeno un gruppo, ma ce ne sono dei comuni dove ce n'è anche più di uno, tipo Pineto, tipo Roseto, Martinsicuro, dove ce ne sono Giulianova, dove ci sono più gruppi addirittura. Non c'è un comune sulla costa che non abbia almeno un gruppo. Pertanto sì, diciamo che siamo sicuramente sulla strada giusta. Non possiamo sbagliare. Seguiamo il presidente e lo salutiamo. Noi il presidente lo salutiamo, il nostro presidente Rolando Perini, lo salutiamo, neo presidente dobbiamo dire, come anche tutto il direttivo. Io sono pure un neo eletto, quindi ce la metteremo tutta. Quanti ne siete? Noi siamo una ventina di iscritti. Sapete da quanto tempo esiste l'Atletica Pineto? Sì, sì. L'Atletica Pineto tantissimi anni. Esatto. Il vecchio direttivo, insomma, ha partecipato a più eventi di atletica, lei ben lo sa, quindi... Roberto, mi chiama senza lei. Speriamo solamente che diciamo, nei prossimi anni venga riattivata la pista di atletica, perché così possiamo anche, insomma, dare vita ad un vivaio, a un settore giovanile. Ma Pineto ha una pista di atletica? Allora, Pineto ha uno stadio comunale, il Pavone Mariani, ai tempi... che fino a 10 anni fa, insomma, aveva una pista di atletica, però non vi era attività, perché l'Atletica Pineto aveva un po' rallentato i suoi... diciamo la sua corsa, ecco. C'erano diversi sì, atleti forti una volta, sì, in passato, sì, c'è di Pallini, di Piersante, di Sante, atleti che andavano veramente... Adesso noi siamo un po' più amatori, siamo più... Ecco, però, perché pure la pista serviva. Però la pista potrebbe essere utile, infatti questo è anche un appello che lanciamo agli amministratori comunali affinché comincino a pensarci. Perché, il buon Robert, perché, sicuramente. Perché riattivare una pista, lo spazio c'è, però va fatto il tartan, insomma, ma che manto. Poi voi sareste pronti a gestire come impianto? No, noi non siamo pronti a nulla, però ci proviamo. ci tuffiamo, ci buttiamo. Non tocchiamo questa nota, perché Montesilvano abbiamo pregato per tanti anni di fare una pista di atletica. Però adesso c'è una grandissima pista di atletica, ma non c'è nessuno che riesca a poter... È un impegno gestire una ma chi meglio di voi potrebbe... Però voglio dire, oltre a noi c'è anche la podistica dell'Adriatico di Scerne, quindi un'altra società nel territorio comunale, quindi anche loro potrebbero diciamo, ambire a creare un settore giovanile, un vivaio che non è possibile aprire adesso, capito? Tra l'altro approfitto per salutare Stefania che questa mattina che ha corso stamattina con è venuta assieme, è stato un bel allenamento perché ha inquadrato più realtà ed è una cosa molto molto bella. Un saluto particolare a Stefania. L'appello al sindaco di Pineto, a Robert Verrocchi, di far sì che questa pista possa tornare, almeno per riunirsi, per trovarsi. Esatto. Perché noi, io da quando ho iniziato a correre l'ho vissuta questa emozione di correre nella pista, perché quando dal vecchio direttivo, dove io ero piccolissimo, che correvo con loro, ho vissuto allenarmi con Renato Damario sulle piste dello stadio. Anche perché Alberico hanno una fortuna sfacciata, perché uscendo dalla pista si trovano già la pista ciclabile, che ci porta al mare, come diciamo precedentemente, sfruttata da tutti, o in collina andando verso Atri. Benissimo. Mario, se parliamo di chilometri, tu caschi a pennello. Sabato dicevamo avete ottenuto un bellissimo risultato, tu e gli altri compagni di Ventura. Un grande risultato, l'Abruzzo ha ottenuto davvero un gran bel risultato, un primo, un secondo posto, il quarto posto al maschile e poi anche al femminile, quinto posto assoluto. Per un po' di tempo sei stato anche primo, poi sì, hai avuto una crisi. Per 4 ore abbondanti. Possiamo dire poi che c'è stato un angelo che ti ha salvato. Sì, non so se ci sta guardando, però in effetti... Tua moglie lo diciamo soprattutto. mi sono praticamente sdraiato su un muretto, è passata una ragazza che mi ha chiesto se avevo dei problemi, in che modo poteva aiutarmi, mi ha fatto un massaggio e mi ha fatto ripartire. Sono ripartito, infatti l'ultima ora e mezza l'ho corsa a 4:15, 4:20. Come ti ho detto all'arrivo, poi dopo l'arrivo ti vedevo veramente provato, vedeva che, dopo 4 ore. C'era qualcosa non andava. Il caldo ha condizionato moltissimo e poi ti sei ripreso alla grande, peccato che la gara era solo di 6 ore, se no sì, poi la gara è finita però sì, mi sono ripreso bene. Tra l'altro anche grande partecipazione degli abruzzesi, perché siete andati giù. Sì,
sì, la Runners sì, Pescara, ma anche i Runners Pescara, ce n'erano diversi che hanno partecipato e che si sono comunque ben comportati. Dal presidente Domenico con la sua cinquantesima maratona, ultramaratona. Ai suoi 50 anni, anche la cinquantesima. E ci siamo, il caldo ha condizionato moltissimo la gara, il posto bellissimo, il borgo. Dovevamo ripartire, Alberico, un altro piccolo aneddoto della gara, dovevamo ripartire, vado per ripartire, trovo la macchina aperta, ma loro non c'erano, non si trovavano, l'esperienza ti insegna. La macchina ovviamente era la tua. Ma dove potevano stare? Al bar, la famosa birra, con la reintegratrice. Con la birra in mano. Sì, Mario sì. Antonio, i prossimi impegni, Mario Antonio. Il prossimo, il 10 giugno a Cagnano Varano, dove qualche anno fa ho fatto una 50, sì, vado a fare la 50, qualche anno fa ho fatto la 42 vincendola, quest'anno porta... A te la Puglia poi... Porta fortuna, eh? La Puglia e il Lazio. E il Lazio, Rieti Lazio anche. Ancora di più. Beh, il Lazio è quasi monopolio dell'Abruzzo, se non vinci tu, se non vinci tu vince... Abbiamo monopolizzato le maratone del Lazio, di le vinciamo tutte noi. Tutte voi, le vinciamo io tutte sono noi. Il più contento di tutti. Perché... Beh, sì, perché comunque ci sei sempre. Anzi, mi sono meravigliato di come domenica non sei andata a Rieti perché c'è stata la 50 km. Dovevi fare proprio un tour de force. Ti devo rispondere? Meglio di no. Ti devo rispondere, siamo tornati alle 3:30 di mattina. Perché non sono andato? Lufrano, Alberico. Siamo. Allora, abbiamo reso l'idea, sì. Veramente Gianluca abbiamo reso l'idea, ci tengo a presentare un progetto al quale hai lavorato molto ed sì, è giusto che poi venga comunque fruito, perché la gente deve conoscerlo per poterne beneficiare. Fatto proprio per quello, quindi spero. Ma che oltre venga... quello hai approfondito bene anche il discorso relativo alle società. Sì, abbiamo fatto le classifiche, adesso sono aggiornate, e questa classifica che abbiamo fatto adesso c'è anche una distinzione fra gli atleti che sono... tesserati la WISP e quelli che sono iscritti al Core d'Abruzzo che poi prenderanno i punti, per cui il calcolo anche delle società viene fatto in base a questo. Diciamo che con questo programma rendi chiaro quello che è, che fa giungere al calcolo definitivo. Sì, che fa giungere al calcolo definitivo. In più abbiamo possibile anche preparare delle classifiche personalizzate per le singole società che dovessero averne bisogno, per poter vedere esattamente come la situazione dei loro atleti e i punteggi che hanno preso. Ma in questo caso sei tu che la prepari privatamente oppure le società possono scaricarle direttamente dal sito? Con il programma che abbiamo visto prima già è possibile, il mio obiettivo è proprio questo, quello di arrivare a vederselo un po' singolarmente. Esatto. Quindi. Però chiaramente col programma diventa un po' più difficile perché per le società, come sai meglio di me, ogni gara gli danno dei nomi un po'. Quindi potresti tu, laddove interpellato, inviare un report delle gare. Posso fare un report personalizzato per società, questo. Eccolo. E questo è della nuova Atletica Ondesinvaro. E non è un caso, ringraziamo proprio Michele Muratore che ci ha... Lui è stato molto preciso nei conti e giustamente... Perché abbiamo lavorato in banca è preciso. Ecco, ecco. Fatto benissimo. E questo è un report specifico per lui che poi gli mandiamo, dove si vedono gli atleti di questa società e i punti che hanno preso, che poi il totale, gara per gara, perché scorrendo ci sono gare per gara, con il totale. Per la privacy non dovremmo far vedere quelli che non hanno mai gareggiato. Ma, sono comunque tesserati, quindi sono la liberatoria è stata firmata. Ma è anche un incentivo per iscritti. Certo. E con quel report, che poi farò personalmente, chi me lo chiede, possibile fare un controllo più preciso. Quindi, e dettagliato. Laddove ci fossero dei problemi o comunque delle incertezze sulla società si può richiedere a Gianluca, la mail la vogliamo ripetere, classifiche.corrilabruzzowisp@gmail.com e tu prepari un report personalizzato proprio per poter controllare i propri risultati. Marco, saremo in giro a propagandare la manifestazione. Sicuramente, noi ci affidiamo anche a te, giustamente in ogni occasione porteremo il nostro manifesto che abbiamo visto poco prima. Faremo del nostro meglio. E anche la partecipazione tua penso che sia importante nello speakeraggio di promuovere il prodotto. Grazie dell'invito. E niente, cosa dire, noi ce la metteremo tutta, ripeto... stiamo crescendo in tutti i campi, quindi anche il settore donna sta arrivando, abbiamo avuto la prima iscritta, lui Berardo giustamente sprona tutti a poter sì che tutti ci danno una mano per la buona riuscita. Ecco. Una cosa carina che ho visto nella premiazione delle categorie, potremmo tornare a casa con
pesce in abbondanza. Addirittura. Avete fatto primo bene a specificarlo. Una cassetta di pesce di categoria. Addirittura. Premi di categoria, primo premio, una cassetta di pesce. Ahia, ahia, non è che correrà pure il nostro presidente Alberto Carulli. Ah, sicuro. O comunque ci metterà la frusta. O quantomeno ci sarà presente alla manifestazione. Facciamo l'invito allora al nostro presidente WISP. Sicuramente, sicuramente. Berardo, cosa possiamo aggiungere? C'è tempo, ne parleremo ancora, sì, perché siamo esattamente a poco più di un mese ancora di attesa e pertanto... Ma diciamo che anche se è la prima volta che facciamo una gara podistica noi, di tipo agonistico, però siamo già abbastanza collaudati come gruppo perché circa un mese fa abbiamo fatto 1300 persone alla passeggiata di primavera. Che è storica! È una manifestazione storica. Quest'anno abbiamo anche saldato un po' col passato, invitando gli eredi della famiglia Marucci. Sì. Come? Siamo a 40? No, siamo a 32. Perché vi siete fermati? Sì, perché poi ci sono stati... Sono stati... Perché ricordo... Partecipai una volta, forse una delle prime edizioni, non avevo ancora la macchina. Certo. Se 2 più 2 fa 4. Nel 74. Appunto, vedi. Con il fondatore Don Peppe Marucci. E quest'anno abbiamo fatto il decimo memorial intitolato a lui, invitando la propria famiglia a partecipare. È una delle non competitive da sempre molto partecipate. Affascinante, sì. Sono 14 chilometri, quindi... Poi lungo il percorso Alberico, che è un percorso molto duro, certo. Si chiamano passeggiate, ma passeggiate. È inusuale 14 chilometri per una, per una passeggiata di tipo non agonistico. Peschi delle buste che all'arrivo poi ti diranno cosa hai vinto. Sì. Non è che vince il primo. Ah, sì, io pensavo vi parlassi del ristoro. Il ristoro lo facciamo, contrariamente al solito, il ristoro lo facciamo a metà strada, nel borgo di Mutignano, e lì poi tutti i cittadini di Mutignano hanno dato una mano, e quest'anno c'è stata roba proprio cucinata, non solo, abbiamo fatto un ristoro antichi sapori, un bel po' di... Una cosa che ci interessa a noi, ma interessa al nostro presidente, perché poi saremo insieme. Certo. Pesce ci sarà anche cotto a fine manifestazione. Allora, volevamo fare le mazzarelle, però per 1000 persone credo non è possibile. Le mozzarelle quindi faremo una cosa internazionale, faremo la paella. La paella che faremo, la paella valenziana, quindi misto carne e pesce. Però, ripeto, vedo anche Antonio le scrippelle russe non è stato possibile farle. Antonio, tu che una gara corta non ti riscaldi neanche, ma questa non puoi mancare. Questa non mancherò sicuramente, già ho dato parola che andrò. Anche perché devi cominciare ad affinare i muscoli per la gara di... Che organizzi. Certo, quella del 2 agosto a Rosetto, la Tratturiello, che già abbiamo fatto l'anno scorso, Alberico era presente. È una bella manifestazione, cerchiamo di dare seguito. Quest'anno inizia agosto, spostata la data o no? Sì, quest'anno la facciamo il 2 agosto, un mercoledì. L'anno scorso c'è stata una... Guarda, le due gare, tutte e due di mercoledì. Di mercoledì. 21 mercoledì, 21 giugno e 2 agosto. 21 agosto, sì, un mercoledì. C'è stata una massiccia partecipazione, soprattutto dei bambini. Speriamo che quest'anno... E anche lì si vive, si ricorda, si vive. Eccolo! E si vive di storie, di ricordi. Perché tanti, ecco, vediamo proprio Alberico l'anno scorso. Ricordiamo lo speaker. Ricordiamo negli anni passati. Si organizzavano delle gare tra voi e Arroio, facevate sfida a chi potesse. Chi poteva fare Curiello a Rosello e Arvie a Arroio del Sangro. Magari con e i tempi forse delle ricche prologo, non lo so come. Quest'anno cerchiamo di migliorarla rispetto all'anno scorso, e le classifiche saranno curate appunto da Lufrano, che prima illustrava. Tra l'altro abbiamo scoperto, ne abbiamo parlato nell'altra puntata, perfetto anche nelle iscrizioni. L'unica pecca è la corsa. È la corsa l'unica pecca, che va piano, se no il resto è perfetto. Non faccio pensare risalto a mia moglie, no? Capito? Sicuramente. Grazie a tutti quanti voi. Grazie Gianluca, grazie Marco, grazie Berardo. Antonio Mario, grazie mille, bocca al lupo per le tue lunghe distanze. Sappiamo che Di Paolo sarà alla 100 km del passatore. Sì, un grosso in bocca al lupo a Maurizio. Già campione d'Italia, vincitore del Giro dell'Isola d'Elba. Alberico, una bella concorrenza. Assolutamente sì. Rico, diamo l'appuntamento la settimana prossima, come sempre. Ringraziamo la WISP per l'opportunità e ringraziamo Maurizio e Claudio che ci hanno dato la possibilità di andare in onda. Buona giornata. Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose, come il coraggio di poter scegliere in libertà.
best song ever. It was your best song.